No, queste maglie sono nate da questo progetto della Reverie, no? Iconic, che è il nuovo sponsor tecnico a cui ci siamo affidati quest'anno. Un progetto nuovo, infatti la Reverie ha un proprio progetto modello green di produzione che è partito proprio quest'anno, in questi mesi, e questo è il primo step sono i primi step di produzione. Come dissi nella precedente conferenza stampa, sarà un marchio che sicuramente avrà il suo da dire nei prossimi mesi, sia per quanto riguarda l'aspetto proprio innovativo del materiale, che è quello che è il livello di produzione, soprattutto di quelli che saranno poi i nuovi capi che usciranno nei prossimi mesi. E da quest'anno abbiamo deciso di affidarci alla Rever per dare un po' una svolta a quello che è questo nuovo percorso. E che, come ben sappiamo tutti, la maglia è io dico, qualcosa di sacro, perché rappresenta un po' la storia della città, della tifoseria, e però inevitabilmente si adatta un po' a quelli che sono un po' anche i tempi e la quotidianità. Dico questo senza mai sminuire quello che è il valore della maglia. E oggi è innegabile che la maglia deve seguire un po' anche un processo di quello che è il merchandising, di quello che è il business, per cui molto spesso alla fine si va un po' a rivedere, a rivoluzionare quelli che possono essere i propri canoni e i propri colori. Però questo non significa che si va a snaturare o a sminuire, ripeto, quello che è il valore della maglia e la storia della maglia stessa. Dei cambiamenti in futuro, così come ho detto, le maglie seguono un po' l'evoluzione dei tempi. Sicuramente verranno fatti degli accorgimenti degli abbinamenti cromatici rivisti rispetto a quelli che sono quelli attuali. È naturale che nel momento in cui parte, ripeto, la produzione, come ho detto prima, gli accostamenti cromatici sono anche figli un po' di quello che è il business, di quello che sono le visibilità da parte dei media, dei social. Quindi si è tenuto conto un po' di tutto, ecco. È innegabile che non a tutti possa far piacere, non a tutti possono essere felici, però ripeto, non è un dogma assoluto che rappresenta questo stile di maglia. Non è che sia la verità assoluta e rimarrà sempre fedele. Quest'anno credo per la prima volta la Ezzo abbia tre sponsor aretini sulla maglia, e al di là del main sponsor, del che è New Energy. Per noi questo rappresenta un elemento di estrema fiducia, perché sappiamo bene che lo sponsor, oltre a dare un supporto in termini economici, è anche un supporto in termini di fiducia, ma è fiducia più che altro al progetto che la società ha istituito. E avere tre sponsor visibili sulla maglia, ma in realtà gli sponsor aretini quest'anno ci stanno dando enorme soddisfazione, e che abbiamo avuto anche come riprova l'altra sera al tennis Giotto, per noi è sicuramente un elemento di maggiore responsabilità nel continuare a far bene. E lo dico senza mezzi termini, nel ripagare quel debito sportivo che ne abbiamo nei confronti della città e dei tifosi.